le nostre vite impiccate a questa prova. Ammesso ci sia una fine tra le piume di questa storia. Secondo me la cosa migliore che è successa qui al Grande Teatro di Adriano è la dedizione che ho visto in tutti gli altri che hanno partecipato, sia a me, che continuano a esserci nonostante le difficoltà anche di questo periodo. L'esperienza principale che mi porterò dietro sarà intanto lo spettacolo. Unire il rap allo spettacolo è, diciamo che è come un sogno che si avvera. C'è una moltitudine di razze e di colori nello stesso tempo, italiani, stranieri, napoletani, calabresi, siciliani. È una cosa bellissima. Anche se siamo grandi o piccoli, qua, cioè, in questo spettacolo restiamo sempre tutti piccoli. Poi è bellissimo perché in questo testo si scopriranno pure ci sono pure delle parti in lingue diverse. Parlare con le persone che parlano in lingue diverse e chiedergli tipo, cioè, cosa vuol dire, sapere la cultura. Vigliaggio della miseria. A Sopporti un mese fa, a Cardeva d'Andento, un po' l'ho trovato. Invece, io c'ho l'acqua, la nebbia. E poi arrivi qua in deserto, beh, ma pensi, un sol che spacca la testa in su me. La cosa più importante è proprio il teatro comunitario, cioè collaborare tutti insieme. Io poi, cioè, attraverso il canto esprimo tutta l'emozione che sento, quindi è la cosa più importante per me. Mi sono piaciute molto le canzoni, quando dovevamo cantare quelle canzoni rap, che è molto divertente ascoltarle e ripeterle. La cosa che mi è piaciuta e che mi piacerà, una è l'emozione di questa cosa che avrò fatto, poi quando tipo nelle vacanze non avrai niente da fare, saprai che avrai conosciuto molte persone qui, amici, e potrai fare qualche giro con loro e non stare sempre attaccato alle robe tecnologiche. Questo teatro racconta a noi Lido Adriano, perché siamo multietnico, ci sono tutti i colori, tutte le nazionalità diverse, anche la musica, una cosa meravigliosa. Io sono un merlo, vola, parla, canta. Vogliamo tutti insieme.